progetto per i 100 anni della nascita di mio nonno è legato a un'antologica, una mostra molto importante che vorremmo realizzare dedicata a mio nonno, con più di 200 sculture e altrettanti disegni per ricordare la grandezza dello scultore Pericle Fazzini, autore della Resurrezione nella Sala Nervi, che sicuramente è la scultura televisivamente più vista al mondo. La scultura dopo la Cappella Sistina, l'opera d'arte più grande mai stata commissionata dal Vaticano. Siamo qui a Grotta a Mare, in questa casa dove lui è venuto spessissimo, anzi dove lui veniva quando aveva del tempo. Grotta a Mare, paese natale di mio nonno, a cui mio nonno è sempre stato molto legato, tant'è vero che lui in uno scritto del 1980 recita la mia scultura all'Adriatico addosso. Lei mi ha domandato della mia vita, un po' di via Marguta, di Fazzini. E allora ho risposto, lei ha avuto forse, no, sicuro una vita bellissima, piena di buonissime, bellissime sorprese che mi hanno molto aiutato a diventare più umile, perché ho avuto un mondo intorno di me di grandi artisti che non si sono mai vantati, che erano delle come dei compagni di giochi da ragazzina, che non, dove non si domanda chi fai e chi sei. È passato questo tempo purtroppo e speriamo un giorno si ripeta, non questo ma un simile. C'è un certo collegamento tra la collezione Fondazione Carisep, che è la collezione delle opere di Pericle Fazzini, di cui vediamo il pezzo più noto e famoso, cioè il bozzetto del Cristo qui alle mie spalle, e l'iniziativa cosiddetta Anima, che verrà realizzata sul disegno e su impulso di Bernard Chumy, sempre qui a Grotta a Mare comunque. E cioè la volontà della Fondazione di lavorare sul miglioramento della qualità e quantità dei flussi turistici sul territorio. Qual è il collegamento? È che l'opera della Resurrezione del Cristo, che è alle spalle del Papa nella Sala Paolo VI in Vaticano, ci risulta essere una delle 10 immagini più note in tutto il mondo, però questa immagine non è collegata col nostro territorio. Quindi l'acquisto da parte nostra di queste opere, la realizzazione di materiale che con il Comune di Grotta a Mare è stato mandato in tutto il mondo, non qua, quindi il classico, non abbiamo fatto il classico libro distribuito qua ai locali per far sapere quanto è bello il territorio locale, fa sì appunto che si crei un collegamento tra chi vede la Resurrezione del Cristo dietro il Papa e il territorio di Grotta a Mare, perché tutto sta a dimostrare che Fazzini ha tratto la sua ispirazione dalla sua esperienza, dai paesaggi marini. La morte e la vita sono la medesima cosa. Fanno parte dell'infinito mistero in cui gli uomini e i piccoli invisibili insetti hanno lo stesso peso, in un sempre più misterioso universo che non si logora mai.